Salve a tutti amici di YouTube, bentornati in questa mia nuova video recensione. Allora, quest'oggi voglio fare la recensione di un libro, di un libro particolare, un libro che ho nuovo, un libro dell'ottobre del 2013, uscito ottobre 2013. Un libro che ho trovato per caso, non lo conoscevo. È un libro sulla Seconda Guerra Mondiale, più precisamente sugli orrori del nazismo e dell'olocausto, ma in questo caso specifico sugli orrori dei lager, e sto parlando dell'ultimo Sonderkommando italiano, di Enrico Vanzini. A Dachau era il numero 123343. Allora, perché dico che parli di olocausto? Parla sì di olocausto, ma parla è la... diciamo l'autobiografia di Enrico Vanzini, curata da Roberto Blumat, che è un giornalista, se non sbaglio, sì. Ed è l'autobiografia di questo soldato italiano durante la Seconda Guerra Mondiale, che in seguito all'8 settembre 43 del 43 fu deportato a Dachau. Almeno inizialmente fu deportato in una fabbrica metallurgica, qui lavorò per circa un anno, dopodiché fu deportato a Dachau in seguito a un suo tentativo di fuga. Allora, questo libro appunto io l'ho trovato per caso, ovviamente è di mio padre, l'ho preso in prestito, diciamo, perché è lui che l'ha trovato a Milano un paio di settimane fa, che ci siamo andati a fare un giro, e abbiamo trovato, perché è dell'edizione Rizzoli, abbiamo trovato appunto nella libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele. Quindi lui è molto appassionato, è molto interessato a tutto ciò che ha a che fare con l'olocausto, e quindi non si è lasciato sfuggire. E appunto, Enrico Vanzini è appunto l'ultimo Sonderkommando italiano, perché infatti, come dice lui stesso, dopo nel 2012 la morte di Sciolmo Venezia, è lui l'ultimo Sonderkommando italiano. Chi era il Sonderkommando? Erano gli ebrei, o comunque gli internati nei campi di concentramento, che avevano il compito di bruciare i gasati, ovvero bruciare gli internati che erano stati gasati nelle camere gas. Nei forni crematori loro avevano il compito di incenerire i cadaveri. E questa è una cosa che lui, appunto Vanzini, si è portato dietro per sempre. Allora, ho voluto leggere questo libro perché io non ho letto quasi niente sull'olocausto. Volevo leggere qualcosa di particolare, qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo anche, per capire attualmente come la pensano i reduci, diciamo, da questo bruttissimo capitolo della storia mondiale. E qui ho trovato un po' le risposte che cercavo, ho trovato anche, perché qui lui racconta proprio, perché ha detto che è diviso in tre parti il libro, praticamente, diviso a sua volta poi in capitoli, ovvero le parti sono prima, durante e dopo. E poi c'è anche una postfazione di una trentina di pagine alla fine di questo Roberto Blumat. Qui proprio Vanzini si confessa, diciamo, possiamo dire confessa, fa sapere al mondo tutto ciò che lui ha passato, perché c'è da dire che questo Roberto Blumat doveva e aveva già fatto una sua intervista ed è accurato la regia di un documentario a lui dedicato, ovvero Dachau baracca 8 numero 123343, trasmesso dalla Storia. Questo documentario, appunto riguardante la storia di Enrico Vanzini, fu fatto nel 2008, se non sbaglio. Però Vanzini non rivelò niente, ad esempio ai suoi genitori, quando tornò a casa poi dal campo di concentramento, non rivelò i veri orrori che aveva provato sulla pelle, e si tenne dentro questi orrori per più di 60 anni, senza nemmeno dirlo a sua moglie o ai suoi figli. In questo libro ci sono i racconti, un racconto vivo, un racconto di tutto ciò che i nazisti fecero passare a lui e a tutti gli altri prigionieri come lui.
parla degli esperimenti, alcuni esperimenti medici e scientifici che facevano i nazisti sopra, utilizzando come cavi agli internati nei campi, arrivando poi fino a parlare della liberazione vera e propria del campo di Dachau, avvenuta nel 1945, naturalmente, a pochi giorni dalla fine della guerra. È sicuramente la storia di Vanzini, che è quest'uomo che c'è nel retro, è sicuramente molto triste, perché comunque si parla di una storia che di fondo è triste. Perché se noi pensiamo a tutti i libri che sono stati scritti sull'Olocausto, che sono veramente centinaia e centinaia, possiamo capire anche il peso che anche proprio, diciamo, della colpa che avevano questi Sonderkommando, perché comunque loro bruciavano dei cadaveri di persone uguali a loro e diciamo che nemmeno avevano la colpa, erano costretti. Poi io vi leggo adesso questa frase che ha detto, che compare nel libro, ovvero: qualcuno dice che a Dachau la camera gas non venne mai usata. Io li ho visti morti soffocati, li ho staccati a fatica gli uni dagli altri. Diciamo che già questa frase, io quando l'ho letta sono rimasto, non dico pietrificato, però è d'impatto. Proprio perché, diciamo che, è un linguaggio che serve. Secondo me è molto. Vanzini, fin da quando ha fatto quel documentario, va nelle scuole a parlare dell'Olocausto, a parlare come protagonista diretto dell'Olocausto. E degli orrori dei lager proprio. E per trattare questi argomenti ci vuole una scrittura cruda, come può essere per altri argomenti anche attuali. Pensiamo alla droga, Trainspotting, letture forti, pensiamo a appunto l'Olocausto. Secondo me ci vogliono letture forti e un linguaggio adeguato per far capire il vero orrore. E poi sull'Olocausto ci sono centinaia di film, più o meno belli, più o meno veritieri, però tutti comunque che emanano tristezza, possiamo dire. Che è un po' quello che alla fine hanno passato, perché ovviamente ci sono delle cose qui scritte in molti altri libri che voglio sicuramente leggere, che sono molto, 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 molto tristi. Io vi consiglio assolutamente di leggerlo, anche se voi non siete, tra virgolette, appassionati di storia o per qualsiasi motivo, però leggere un libro sull'Olocausto secondo me è d'obbligo, come poi se pensiamo ai libri di Primo Levi, come Se questo è un uomo, poi Si sono messi salvati e molti altri, sono sicuramente libri importantissimi. Diciamo che comunque sia, imparare dal passato ci serve, studiare il passato e capire il passato ci serve per migliorare il presente e anche il futuro. Questo, l'Olocausto e tutti gli orrori nazisti e di altre anche dittature che furono fatte poi in seguito o anche prima, ci insegnano che certe cose non si devono più ripetere. Perché poi molti pensano sempre solo al nazismo, ma pensiamo anche al resto. Pensiamo ai gulag sovietici. Forse non erano al pari dei nazisti, però erano lì. Bisogna tentare di scoprire il passato in ogni sua sfumatura, non fermarsi e basarsi solo su una lettura superficiale, ma andare proprio a scavare nei meandri della storia per scoprire tutto ciò che è accaduto. E questa è sicuramente una cosa che io sto facendo, continuo a fare e farò sempre. Con questo io chiudo la mia breve video recensione, perché alla fine è un romanzo autobiografico, quindi non riesco più di tanto a parlarvene, non ha una trama se non la sua vita. Anche perché poi i ricordi sono, diciamo, non dico messi a caso, ma non seguono un preciso ordine logico. A volte sono comunque abbastanza sparsi.
quasi come un'intervista, i ricordi che vengono alla mente. Comunque, io con questo vi saluto, vi consiglio ancora di leggere l'ultimo Sonder Commando italiano di Enrico Vanzini. E niente. Ah, giusto se volete sapere il prezzo è di 16 euro. Comunque, ve lo dico. Ed è di 132 pagine. Comunque, con questo io chiudo. Noi ci vediamo al prossimo video. Se avete voglia di iscrivervi, ne sono contento. Se volete mettere un mi piace, se volete chiedermi qualcosa nei commenti, qualsiasi cosa, o appunto se volete iscrivervi per continuare a seguire i miei video, se vi piacciono, ne sarò molto contento e lieto. Io con questo vi saluto. Ciao a tutti, amici di YouTube, e buona fortuna per tutto ciò, per tutti i vostri progetti, per tutto ciò che vorrete fare e che sognate anche di fare, perché molti, purtroppo, delle persone morte nei campi di sterminio nazisti non hanno potuto realizzare i loro sogni, e sono sicuro che Vanzini ne avesse molti durante la sua gioventù, che gli è stata davvero strappata via dalle mani. Io con questo davvero vi saluto e niente, ciao a tutti.